Amici di Italia Love TV, siamo qui con il maestro Ettore Carucci, questa sera qui allo studio della Casa della Musica per un concerto per la rassegna Piano Solo Festival. Allora, maestro Carucci, volevo chiederti un po' se per te questa è la prima volta ad Ostuni innanzitutto e cosa ne pensi un po' di questa struttura che è la Casa della Musica? Sicuramente non la prima volta ad Ostuni, perché mi capita spesso di suonare da queste parti, anche dal litorale vostro, che è bellissimo. E la Casa della Musica, questa è la prima volta che vengo qui, vedo una struttura bellissima, poi ho visto un fermento di concerti, musicisti insegnati, insomma è una bella struttura, meno male che ci sono queste cose qui dalle nostre parti, insomma, perché mancano strutture del genere. Come è nata un po' la tua passione per la musica, quindi per il pianoforte? In particolar modo, ecco, questa passione per la musica jazz? Insomma, è abbastanza lungo, perché io inizio ad avvicinarmi a questo bellissimo strumento all'età di 4 anni, e quindi poi man mano ho conosciuto durante gli anni anche la forte passione per il jazz, e grazie anche a tanti amici, mi piacevano ascoltare i primi dischi, i primi vinili, insomma, ti parlo quindi degli anni 70-80, è stato quel periodo dove ho piano piano scoperto come arrivare al jazz, perché all'inizio è stato un po' difficile, non avendo nessuno in famiglia che mi dicesse quale disco ascoltare, ho sempre fatto, insomma, tra virgolette, da solo, tramite amici musicisti che mi hanno consigliato poi durante gli anni, insomma, di ascoltare questo, quest'altro, insomma. Tante le collaborazioni nel mondo del jazz, tra cui Tom Walker e Sarah Jane Morris. Com'è il rapporto con questi artisti del mondo del jazz? Ah, sai, sempre scoperte nuove. Ogni volta che suoni con musicisti internazionali ti danno sempre qualcosa di nuovo, quindi è sempre una scoperta ogni volta, perché ognuno di loro viene da un'estrazione culturale differente, per cui acquisisci e cerchi di prendere il meglio da loro, e quindi è sempre una bella esperienza, sicuramente, da sassofonisti, cantanti, da batteristi, da contrabbassisti, insomma. E per me è vitale questo tipo di rapporto con musicisti oltreoceano, per me è una cosa importantissima, mi fa scoprire cose nuove, insomma è una bella esperienza. Cosa proporrai qui in concerto ad Ostuni questa sera? Farò sentire delle composizioni, alcune mie composizioni tratte dall'ultimo mio disco che si chiama Hot Benin, e poi delle composizioni di un pianista che io amo tantissimo che si chiama Thelonious Monk. Fra i tanti tuoi lavori, ecco, hai lavorato anche per la televisione, quindi anche con personaggi tipo, che ne so, Loretta Goggi magari o tanti altri. Volevo chiederti un po', secondo te il mondo, ecco, della televisione è cambiato, com'è, e cosa ne pensi un po' di chi partecipa ai talent show? Allora, la mia esperienza in televisione è stata una piccola parentesi della mia vita artistica. Non ho grandi esperienze televisive, nel senso che quella piccola esperienza di 2 anni con l'orchestra della Rai ha portato, insomma, a entrare in un mondo differente da quello che era per me, insomma. E i talent show oggi sono sicuramente una vetrina importante per i giovani emergenti, per i giovani cantanti che si vogliono far conoscere, perché, insomma, anni fa c'erano le case discografiche, si andava direttamente alla casa discografica a fare il provino. I talent show aiutano soprattutto la musica pop, i ragazzi che vogliono affrontare questo mondo, questo rapporto diretto con la televisione, quindi col pubblico. E credo che siano dei format che aiutano sicuramente il giovane, quindi danno la possibilità di esibirsi anche al grande pubblico, il pubblico vasto, che, insomma, la televisione e i vari show, insomma, che fanno vedere in televisione. Hai lavorato anche con la band di Franco Califano, un ricordo personale del maestro Califano? Sì, quella è un'altra mia piccola esperienza pop. E sì, è una bella esperienza, lui era una persona straordinaria, una persona vera, genuina, come si vede dai video, dalle sue interviste.
Ultima domanda, insomma, che consiglio dai a un giovane che vuole affacciarsi nel mondo della musica, in particolar modo della musica jazz? Sicuramente andare avanti, studiare, credere sempre in quello che si fa e fare più possibile le esperienze musicali dirette con i musicisti, cioè suonare, insomma, anche quello è molto importante, anche l'ascolto, avere un buon dei passaggi ottimi per capire bene gli stili, no? Da dove inizia il jazz al progresso, all'innovazione, insomma, e quindi sicuramente suonare, studiare, ascoltare, cioè un po', sono tutte ingredienti, insomma, insieme che possono aiutare l'artista. Per concludere, ecco, un saluto ai lettori e agli ascoltatori di Italia Love TV. Un saluto a Italia Love TV e buona musica a tutti, grazie. Thank you.